Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti di campionato per emettere i verdetti nel torneo d'eccellenza regionale. Le gare del sabato di Pasqua, infatti, hanno lasciato praticamente tutto aperto, in vetta come in coda. In vetta vincono sia il Latedolce 2-0 sull'Ossese che il Budoni 1-0 sulla Ferrini. E così i sassaresi conservano le due lunghezze di vantaggio sui gallurese. Domenica, con un successo sul campo del San Teodoro, potrebbero festeggiare il ritorno in Serie D dopo appena un anno. Per il Budoni invece serviranno buone notizie dai cugini Viola, ma la sensazione è che l'11 di Cerbone dovrà puntare sui playoff nazionali per centrare l'obiettivo promozione. In coda la situazione si è fatta più semplice per il Lipunti, che vincendo a Calangianus è arrivato ad una sola lunghezza dalla salvezza matematica. Playout sicuri invece per il Lanusei, che passa a Gavoi sul campo del Taloro in una gara da Festival del Gol, chiusa sul 5-4 per gli Ogliastrini. Vincono Nuorese e Monastir. I verdiazzurri superano il Ghilarza per 2-1 nella gara documentata dalle nostre immagini, mentre il Monastir travolge il Bosa con un incredibile 6-2. E domenica sarà scontro diretto tra le due formazioni in una gara da dentro o fuori, con la complicazione che un eventuale pareggio condannerebbe direttamente il Monastir alla retrocessione, mentre obbligherebbe la Nuorese, nell'eventualità di un successo del Sant'Elena sull'Iglesias, ad uno spareggio nel quale la perdente retrocederebbe, mentre la vincente andrebbe ai play-out con la Nusei. Il Sant'Elena infatti ha pareggiato in pieno recupero a Carbonia, dopo essere stata sotto di due reti, e tiene così viva la fiammella della salvezza. Nelle altre gare della giornata, Tarosa valanga sul retrocesso Argus, 5-1 il finale, e vittoria per 1-0 dell'Iglesias sul San Teodoro.